Grazie Presidente. La mozione illustra, credo, in maniera esaustiva gli aspetti tecnici e risponde a quelle che sono... scusate, però... Colleghi, per favore, consigliere Pelonzi, Di Palma, chiedo cortesemente che o venga ascoltato preferibilmente, ma comunque consentito l'intervento della consigliera Guerrini. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Di nuovo quindi, per 5 minuti. Quindi dicevo, è illustrato già nella mozione la natura ecologica, di risposta ecologica, di rispetto dell'ambiente, del lastricato alla San Pietrini, la sua resistenza, la convenienza economica in termini di investimento. E forse andrebbe ricordato come il concetto negativo che si ha sulla lastricata a San Pietrini derivi tutto sommato da una strumentalizzazione storica che si fece nelle precedenti amministrazioni, quando per inefficienza, incapacità, non si ebbe l'accortezza di manutenere le nostre strade e quindi si cominciò a incolpare il lastricato stesso piuttosto che non che riconoscere le proprie responsabilità. Poi sappiamo bene che ci sono stati anche dei risvolti di interessi e quindi ci troviamo oggi nella necessità di mantenere un sistema viario molto ammalorato, e questa amministrazione sicuramente sta dando prova di grande interesse e di grande operatività per fronteggiare quella che ormai possiamo dire non è neanche più un'emergenza. Purtroppo però questa amministrazione sembra essere ancora sotto il fascino di quella narrazione strumentalizzante e soprattutto si adagia su una idea di un concetto di considerazione di questo tipo di lastricato che obiettivamente rispecchia una visione culturale del patrimonio della città che non dovrebbe appartenere al Movimento 5 Stelle, nel senso che quando si parla di spostare i San Pietrini dal loro alloggio storico in un'altra posizione si sta facendo quello che tecnicamente si chiama operazione di feticismo culturale. Ora, io insomma vorrei un attimo rassicurare quanti hanno pensato che la parola feticismo culturale fosse un'ingiuria, visto che mi hanno anche denunciata per questo. Ecco, no, è un termine tecnico che deriva dalle discipline etnografiche, etnologiche, e poi è stato utilizzato ed è utilizzato normalmente nel mondo culturale come elemento di critica. Quindi qui non stiamo difendendo il San Pietrino in sé, stiamo difendendo un monumento di questa città, un documento storico di questa città, il lastricato, le vie lastricate che rappresentano un monumento. Quindi sgombriamo il campo da quest'idea del feticcio San Pietrino. Io mi aspetto da questa amministrazione quindi la tutela e la conservazione di un monumento storico. È inutile che noi mettiamo le pietre d'inciampo nelle strade dove ci sono i San Pietrini storici, che quelle operazioni che noi oggi ricordiamo con un senso di ancora, di disperazione e di tragedia, quando noi togliamo i San Pietrini che hanno visto quelle operazioni. Sturni. Se noi... Prego. Sturni. Grazie. Se noi andiamo a rimuovere i San Pietrini di Via Nazionale, andiamo a rimuovere quel red carpet, come si dice oggi, quel tappeto rosso che l'Italia appena unita fece, srotolò, per i nuovi turisti che non arrivavano più dalle vecchie porte di Roma, ma arrivavano dalla nuova stazione. Quindi stiamo distruggendo la storia. Mi si dice, ma la soprintendenza e la sovrintendenza hanno dato il loro benestare.
Certamente hanno dato il loro benestare. Allora, ricordiamo intanto che le vie dove l'amministrazione comunale interviene sono le vie di grande scorrimento. E chi le difende? Le vie a scorrimento minore, quindi di competenza del primo municipio, che ha le strade secondarie lardellate di interventi, di toppe, o se non di strisce di asfalto. Chi le difende? Perché questa è una realtà già esistente. Poi ricordiamoci che il nulla osta della soprintendenza e della sovrintendenza non vuol dire sollecitazione a fare, vuol dire che non si è trovato un appiglio, una norma che indichi che non si possa fare. Nella mia mozione veramente faccio riferimento a qualche norma che forse un qualche dubbio doveva far venire. Ma io vorrei ricordare chi è a capo del MIBACT per capire perché la soprintendenza e la sovrintendenza non sono intervenute. A capo del MIBACT c'è un signore che ha prestato l'uomo vitruviano di Leonardo a Parigi, c'è un signore che ha sponsorizzato in termini istituzionali ovviamente, che ha permesso il divo Nerone sul Palatino. Ed è lo stesso che porta avanti il disegno di una certa parte politica rimodulazione e mortificazione, passatemi questo termine, delle competenze delle soprintendenze statali. La nostra soprintendenza ha a capo un assessore che non si risparmia nel dire che condivide questa visione della cultura. E infatti, così come Franceschini pensa ha una bella pedana dentro il Colosseo per fare combattere i centurioni o non so chi, altrettanto a Roma si è pensato, quando si è dato l'annuncio del restauro dell'area sacra dell'Argentina, di girarci un bel film. Quindi questo è l'impostazione della sovrintendenza e della sovrintendenza. Non meravigliamoci se non è venuto nessun ostacolo. Quindi, cari colleghi, ora non possiamo dare la responsabilità a nessuno. Siamo noi gli ultimi a poter dire di no a questo sconcio, a questa distruzione. E vorrei terminare con un aneddoto. Prima della breccia di Roma, il 29 settembre, quindi, si riunì in un tavolo di speculatori e di alti esponenti della Curia che già avevano preparato il disastro, la distruzione di Roma, perché quei poveracci che sono morti sulla breccia di Roma, la breccia di Porta Pia, sono morti inutilmente perché già era previsto e pianificata la speculazione edilizia della città. Ecco, in quel momento si racconta che Mommsen, il grande Mommsen, perché tutta Europa, tutto il mondo si cercò di bloccare quella distruzione, il grande Mommsen, a cui il principe Ludovisi faceva vedere il progetto che avrebbe sostituito quello che era ritenuto il giardino più bello del mondo, quello che proveniva dai giardini di Crispo Sallustio, l'amico di Cesare, che poi divenne il giardino imperiale e che senza soluzione di continuità era arrivato fino a Roma, il più bel giardino del mondo, il principe l'aveva già lottizzato. E Mommsen disse al principe: non sapevo che i principi romani usassero esporre le loro vergogne. Ecco, cari colleghi, noi oggi siamo qua a decidere se siamo eredi di tutte quelle persone che cercarono di impedire la distruzione dei monumenti di Roma, o se siamo gli eredi di quel principe romano, e quindi esporremo le nostre vergogne su una bella pagina Facebook chiamata Strade Nuove. Grazie.